Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Scusate l'assenza, è passato un po' di tempo, ma sono stata molto impegnata. Oggi nuovo What's in my bag aggiornato, perché appunto siamo in primavera, anche se dal tempo non si dice, però ho cambiato borsa e vi faccio vedere la borsa del momento, che è questa. A me piace tantissimo questa borsa, ha un colore primaverile pazzesco, bellissima. E adesso vi faccio vedere ovviamente cosa ho all'interno. Vi ricordo però di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, un bel like di supporto se vi fa piacere e di seguirmi anche, vabbè, negli altri social se volete. Comunque vi lascio tutto qui sotto nell'info box. Allora, come vi ho fatto vedere, la borsa è questa, molto bella, apertura magnetica, anche molto sbrigativa da, diciamo, aprire e chiudere. Aspettate perché ho un po' di cose dentro e non si chiude bene. Comunque va, apertura magnetica, e adesso vi faccio vedere cosa ho all'interno. Allora, ovviamente come prima cosa io metto sempre il telefono, però sto registrando quindi non ve lo faccio vedere. Poi troviamo il cappellino, scusate, è un pochino rovinato sto cappellino, però è la mia vita questo. E lo sto ancora usando perché le giornate ancora a volte sono un po' freschine e io soffrendo di cervicali lo uso ancora, quindi cappellino. Occhiali da sole, io utilizzo gli occhiali da sole questi qui. Diciamo che ho varie paia di occhiali da sole. Comunque questo qui è quello che sto usando adesso, sono i Persol. Mi piacciono molto. Poi agendina, questa la uso per scrivere quello che mi devo ricordare, quindi so, appuntamenti, visite, la lista della spesa, qualsiasi cosa scrivo qui. Poi ho, mamma mia ragazzi, ho i capelli che boh, non mi stanno oggi, vabbè, comunque ho questa crema per le mani di Yves Rocher. Buonissima, mi piace tantissimo. Ancora ho le creme per le mani, sì. Gloss, questo qui, sempre di Yves Rocher, che vado anche un po' a metterlo così. Diciamo che questo gloss qui è molto carino, mi piace molto, dà, diciamo, quella sensazione di idratazione alle labbra ed è anche questo effetto un po' gloss, molto molto bello, devo dire, quindi buono. Poi portafoglio, mi stava cadendo la borsa. Portafoglio, il solito portafoglio, quello che uso io. Salviettine umidificate. Fazzoletti di carta, semplici fazzoletti di carta, molto molto semplici. Un burro di cacao, questo qua al mango, molto molto buono, sempre di Yves Rocher. Questo qui è molto buono, profumato, sa veramente tantissimo da mango e sa tantissimo di mango e lascia anche le labbra un po' colorate, quindi buono, devo dire. Poi se voglio cambiare colorazione ne ho un altro, alle more, anche questo lascia quel colore un po' più rosso, diciamo, tipo fucsia, proprio leggero e sa proprio da mora, favoloso. Dopo ho un rossetto, questo qui molto 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 primaverile, guardate il colore di questo rossetto, cioè pazzesco questo qui, lascia proprio le labbra di questo colore. E questo qui in realtà è un rossetto che ho da un po' ed è di Deborah. Non mi ricordo dove l'ho preso, forse l'avevo preso al Caddo, al Tigotà, non mi ricordo, un po' di tempo fa, ed è veramente molto molto bello, molto primaverile. Poi un altro rossetto, questo qui ha un colore, profuma anche, sa, da mirtillo, sul rosso, tipo un rosso. E me lo porto sempre dietro questo qua perché non so, dipende dagli eventi, se devo fare qualcosa, insomma, dipende. Poi ho un mini mini profumino. Questo qui è buonissimo, è proprio un profumino da borsa. Non è a spruzzo, però mi sembra. Questo qui è quello proprio così, fatto così. Vedete? Fate così e lo mettete.
È davvero buono, questo qui è proprio un profumino da borsa. Mini, super mini. Buonissimo qua, ragazzi, questo. Poi abbiamo, in realtà abbiamo quasi finito, abbiamo questa pochettina bellissima di Topolino, presa da Pep con un po' di tempo fa. E qui dentro in realtà non ho niente. Avevo una piccola agendina, ma mi è rimasta la gomma. Vabbè, comunque non ho niente, niente di che, però lo utilizzo come portamonetine, insomma, se devo mettere delle monetine, cose così, quindi molto, molto, molto semplice. E basta, vabbè, uno scontrino. E basta, poi io ovviamente, vabbè, ci metto anche le chiavi di casa, le chiavi della macchina, ma in questo momento non le ho qui dentro, anche perché la borsa non è tanto grande, vedete, è capiente, ma il giusto. E in questo periodo appunto sto utilizzando questa qui. A me piace moltissimo, è molto primaverile. Sì, diciamo che è una borsa che secondo me si può adeguare sia ad outfit sportivi che eleganti. Sta bene un po' con tutto, anche il colore comunque non è eccessivamente, diciamo, esuberante, insomma. È un colore semplicissimo, molto primaverile, secondo me si abbina anche con tutto, si abbina con il nero, si abbina con il bianco, vedete anche con questa magliettina si abbina benissimo, è un colore che si abbina molto semplice da abbinare, quindi mi piace molto, mi piace questa particolarità che ha, ha questi dettagli in argento molto molto carini, ha appunto queste rifiniture in argento molto carina. Non è ingombrante, secondo me è giustissima e basta. Quindi volevo farvi vedere appunto il cambio borsa che ho fatto. E niente, ragazzi, questo è stato il mio video di oggi. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi anche negli altri social. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!